Celebrazioni per la ricorrenza del 4 novembre anche a Terni, dove il giorno dell'Unità Nazionale e la giornata delle Forze Armate sono state ricordate con una doppia cerimonia. Prima con l'alzabandiera e la deposizione delle corone d'alloro al monumento ai caduti in piazza Bricciardi e poi in piazza della Repubblica, dove dopo la lettura dei messaggi del presidente Sergio Mattarella e del ministro della difesa Lorenzo Guerini, il prefetto Emilio Dario Sensi ha consegnato le onorificenze al merito della Repubblica. Giornate come questa sono eccezionali perché ci fanno sentire veramente tutti partecipi di un'unica cosa che è la nostra patria. E il ringraziamento va ovviamente a tutte le forze dell'ordine, senza nessuna distinzione, e un pensiero a tutti coloro che con col sacrificio della loro vita hanno permesso tutto questo. Una ricorrenza che quest'anno assume una rilevanza particolare, vista la coincidenza con i 160 anni dell'Unità d'Italia, i 150 di Roma Capitale, i 75 della Repubblica e il centenario della traslazione del Milite Ignoto all'Altare della Patria, occasione per la quale anche il Comune di Terni ha aderito al progetto Milite Ignoto Cittadino d'Italia, promosso dal gruppo delle Medaglie d'Oro al Valor Militare d'Italia e sostenuto dall'ANCI. Ringrazio ovviamente le Forze Armate per l'ausilio che danno anche a noi istituzioni nei momenti più difficili, ma anche nei momenti belli. Questo per noi è una grande forza e ci dà stimolo ad andare avanti nel giusto modo, nella legalità, nella maniera più importante possibile per i nostri cittadini.